Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale Narrazioni e Vita. Con questo video continuiamo la serie dedicata alla magia. Dopo aver affrontato nel primo video il confronto tra la magia e il senso scientifico della realtà, trovando un punto di contatto nella possibile ricerca del senso della vita e dell'esistenza, e con delle conclusioni per le quali vi rimando proprio al video che vi indico qui in alto. Adesso ci soffermeremo su alcune distinzioni che ci serviranno da un punto di vista metodologico per poter evitare di fare confusione tra una serie di ambiti che normalmente vengono sovrapposti o che possono addirittura entrare in conflitto tra di loro. Quindi parleremo, senza che vi debba sembrare strano, di catechismo, stregoneria, magia e a volte faremo riferimento anche al satanismo. Questi sono tutti ambiti che nella percezione quotidiana, nella percezione comune, in qualche modo si intersecano, entrano in contrasto, senza però che sia sempre facile riuscire a distinguerli per bene. Effettivamente distinguerli per bene non è mai del tutto possibile, tuttavia è possibile desiderare e anche conseguire una certa chiarezza. Allora, innanzitutto diciamo come nei brani di Umberto Eco, cui abbiamo fatto riferimento nel precedente video, abbiamo già visto come la magia, Satana e il paganesimo si siano spesso incrociati proprio nell'opinione comune e anche in quella critica. Le stesse parole di Umberto Eco facevano riferimento in maniera un po' confusa a tutti questi ambiti, sovrapponendo per l'appunto un piano sull'altro e adottando un punto di vista sociologico o più che altro storico, quindi estrinseco, no, agli argomenti trattati, che in realtà, non faceva altro che confondere le idee. C'è un'ulteriore testimonianza di un inestricabile intreccio tra questi piani e lo troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che bisogna dire in qualche modo è una sorta di fotografia del pensiero comune riguardante la magia. Al numero 2117 si legge infatti, ve lo leggo tutto per intero in modo da poter citare anche con precisione che cosa sostiene il Catechismo. Dice: tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio e ottenere un potere soprannaturale sul prossimo, fosse anche per procurargli la salute, sono gravemente contrarie alla virtù della religione. Tali pratiche sono ancora più da condannare quando si accompagnano a un'intenzione di nuocere ad altri o quando in esse si ricorre all'intervento dei demoni. Anche portare amuleti è biasimevole. Lo spiritismo spesso implica pratiche divinatorie o magiche. Pure da esso la Chiesa mette in guardia i fedeli. Il ricorso a pratiche mediche dette tradizionali non legittima né l'invocazione di potenze cattive, né lo sfruttamento della credulità altrui. Innanzitutto, voglio precisare, non opporrò il mio giudizio ad una simile esplicitazione, no? Dell'argomento magico, tra virgolette, fatta dal Catechismo della Chiesa Cattolica, come non voglio partire da un punto di vista pregiudizievole nemmeno nei confronti del concetto di magia. Quindi la mia vuole essere proprio una ricerca, un approfondimento che punta alla chiarezza e spero di offrirvi chiarezza attraverso questo tipo di approfondimento. Quindi, di cosa si parla nel numero 2117 del Catechismo della Chiesa Cattolica? Si parla di potenze occulte, di potenze cattive e di demoni, no? Così, mettendo insieme vari elementi. Inoltre, si fa cenno alle pratiche divinatorie, alle pratiche magiche, allo spiritismo e all'invocazione. Anche in questo caso, mettendo assieme elementi che di per sé sono piuttosto differenti. Infine, si parla di virtù della religione, di pratiche mediche, di potere soprannaturale e di sfruttamento della credulità altrui. Se la parola d'ordine risultante da questo numero del catechismo doveva essere chiarezza,
o se vogliamo distinzione, bisogna dire che allora questo numero del catechismo è comprensibile soprattutto sotto l'aspetto del porre in guardia dal ricorrere a poteri soprannaturali o alla ricerca di esseri soprannaturali per poter ottenere un aumento di un potere personale, l'aumento di un potere proprio. Quindi affastellare, mettere insieme, no, potenze occulte, potenze cattive, demoni, pratiche divinatorie, pratiche magiche, spiritismo, invocazione, virtù della religione, pratiche mediche, potere soprannaturale, sfruttamento della credulità altrui, non è un creare un unico ammasso di cose e quindi creare confusione, ma è un chiarire la posizione della Chiesa di fronte a questo insieme di cose. Però c'è ovviamente un'altra faccia della medaglia, no? Nel mettere insieme simili elementi così diversi e differenti, ed è quello, in qualche modo, di metterli in una sorta di calderone comune, no? All'interno del quale non se ne aiuta la distinzione, ecco, diciamo così, non si aiuta la capacità critica nei confronti di ciascuno di questi elementi, perché non è nemmeno interesse, a dire il vero, del Catechismo della Chiesa Cattolica effettivamente aiutare a sviluppare una certa criticità nei confronti di questi elementi, ma vuole porre in guardia, no? L'intento, del Catechismo è, di tipo etico. Quindi non dobbiamo aspettarci altri tipi di differenziazioni. Adesso, allontanandoci dal catechismo, dalla Chiesa Cattolica, ci soffermiamo sui singoli elementi. Innanzitutto non si può certo affermare che stregoneria e satanismo siano la stessa cosa. Nella stregoneria e nel satanismo c'è l'invocazione di potenze cattive o di demoni, quale pratica usuale. Così come non si può dire nemmeno che magia e stregoneria o magia e paganesimo o ancora satanismo e paganesimo siano la stessa cosa. Occorre fare delle opportune distinzioni che ci permettano di cogliere le differenze tra queste estremamente diversificate manifestazioni del sacro, perché sono tutte manifestazioni del sacro e anche del potere, senza però dover scendere troppo nel dettaglio. Quindi dovremmo trovare il modo di comprendere ciascuna di queste esperienze del sacro e del potere senza perderci nei meandri delle sottigliezze, delle distinzioni. Allora, il tema di fondo, quindi, di quel numero del Catechismo della Chiesa Cattolica che abbiamo visto, possiamo dire sia la gestione del potere, no? Quindi ciascuno dei riferimenti a cui si è fatto cenno è visto sotto questa prospettiva. Vi rileggo un po' il concetto, no? Tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio e ottenere un potere soprannaturale sul prossimo, anche a fin di bene. Quindi, a cuore di quel numero del catechismo sta proprio la gestione del potere, sotto un'ottica particolare, che è l'ottica, della virtù di religione. La virtù di religione, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, è il riconoscere che il potere spetta a Dio. E, se noi guardiamo bene ad ogni religione effettivamente sostiene questo elemento. Non è soltanto il cattolicesimo o il cristianesimo che sostiene questo aspetto, ma tutte le religioni, hanno proprio questo elemento in sé, cioè che il potere appartiene a Dio. E che noi, eventualmente, quando ci troviamo ad amministrare il potere, dovremmo farlo, stando nell'ottica della religione, con riferimento dunque al Dio da cui tutto scaturisce, d'accordo? Quindi quelle pratiche che invece vogliono ottenere il potere per se stessi è un potere di tipo magico, molto semplicemente. Allora, una distinzione ampia e principale cui ricorrere per comprendere una differenza di atteggiamento sociale nei confronti della vita è quella riguardante religione e magia, per la quale la teoria sociologica più convincente, che ci dimostra come siano oltretutto possibili letture inclusive anche nelle scienze sociali, risale al 1985. È quella formulata dai sociologi William Simms Bainbridge e Rodney Stark, che sostennero che la differenza principale tra religione e magia
consista nell'ampiezza della risposta che viene data ai problemi degli uomini. La religione infatti offrirebbe dei compensatori generali, cioè una visione del mondo all'interno della quale l'uomo trova una risposta globale alle proprie domande, quindi un modo di porsi globale nei confronti del mondo e delle risposte dunque globali nei confronti del mondo. Questo sarebbe più o meno il tipo di atteggiamento religioso, no? Tipico della religione. Mentre la magia invece offrirebbe solo compensatori specifici, cioè capaci di risolvere i problemi uno per uno. Ricordate quello che però dicevamo del Corpus Hermeticum? Dicevamo che il Corpus Hermeticum è una raccolta di trattati che vogliono rispondere in realtà ad entrambi questi aspetti, quindi il senso della vita in generale e poi la risoluzione di problemi concreti e pratici. Eppure il Corpus Hermeticum è un testo sostanzialmente magico. Quindi non si può dire che effettivamente la differenza tra religione e magia sia principalmente questa. Dunque i sociologi Stark e Bainbridge hanno, forse vedono un elemento utile, però non definitivo. Allora guardiamo cosa dice lo storico e sociologo delle religioni Massimo Introvigne, di fama internazionale, il quale precisa che la religione cerca l'esperienza del sacro per se stessa, proprio per l'esperienza del sacro in sé, e ha come termine di riferimento, almeno tendenziale, Dio o l'assoluto. La magia invece tende a ricercare il contatto con forze occulte che sono certamente considerate superiori al singolo uomo, ma che possono essere controllate e manipolate accrescendo la potenza del mago e dei suoi seguaci. Cioè, in qualche modo, nella magia c'è l'idea che queste potenze occulte superiori all'uomo possano essere piegate alla volontà dell'uomo e che dunque addirittura lo stesso volere di un dio possa essere piegato alla volontà dell'uomo. E qua già ci avviciniamo in effetti di più alle caratteristiche tipiche della magia rispetto a quelle della religione, no? Nel testo che Massimo Introvigne ha dedicato al satanismo, che è questo, I satanisti, storia, riti e miti del satanismo, vi metto in calce i riferimenti. Introvigne spiega come la stregoneria però vada distinta dal satanismo. Non bisogna confondere satanismo e stregoneria. Infatti, la stregoneria, riporto le parole che dice Introvigne, la stregoneria indica un insieme di pratiche magiche volte ad assicurare a chi le compie un'influenza su persone o cose che va al di là dell'ordinario principio di causalità. Poi parla anche della neostregoneria, che sarebbe praticamente la Wicca contemporanea, dove si tratta piuttosto di un'autotrasformazione psicologica dell'operatore. Nella stregoneria tradizionale, che non è morta e che si incontra ancora oggi, continua a dire Introvigne, si tratta piuttosto di trasformare altre persone, danneggiandole, beneficandole o inducendole a cambiare il loro atteggiamento nei confronti dell'operatore, ovvero anche animali o cose. Questo tratto dalla pagina 22 di questo libro, I satanisti. Cogliamo una definizione specifica riguardante la stregoneria. Oltretutto, poi dice, la stregoneria si sovrappone spesso alla magia, che è comunque una ricerca di poteri magici da parte di movimenti strutturati e gerarchici. Alcuni di questi movimenti magici danno maggiore importanza alla continuità di una catena di iniziazioni che si perpetua nel tempo, quella che viene chiamata magia iniziatica. Altri movimenti, invece, privilegiano gli aspetti tecnici e cerimoniali, la cosiddetta magia cerimoniale, dalla Golden Dawn fino ai gruppi che si rifanno ad Aleister Crowley, a Dion Fortune, a Giuliano Kremers. Mentre i due elementi, iniziatico e cerimoniale, cioè quelli della magia iniziatica o quelli della magia cerimoniale, possono combinarsi, si combinano in un certo senso nella neostregoneria, nella Wicca, che presenta caratteristiche peculiari e che è in rapporto con tutta la variegata tradizione neopagana, nordica o celto-germanica, romano-italica o greca. Quindi vediamo come inizia a precisarsi un po' di più, no, questo orizzonte ampio del mondo dei movimenti magici o della neostregoneria. È possibile cogliere il collegamento che c'è tra religione e magia proprio nella neostregoneria. Sempre leggendo Introvigne, però
da un altro suo testo che è questo, Il cappello del mago. Il cappello del mago, sottotitolo I nuovi movimenti magici dallo spiritismo al satanismo. Cosa dice? La neostregoneria rappresenta uno dei tentativi più consapevoli di creare una spiritualità radicalmente alternativa al cristianesimo e che dunque, aggiungo io, si pone proprio come religione e che dunque c'è ha un riferimento implicito piuttosto forte, no, al senso della divinità. Benché nella sua forma attuale risalga agli anni della Seconda Guerra Mondiale, il suo carattere pagano tiene conto, oltre che di alcune tendenze della magia cerimoniale, anche di una tradizione druidica e di una tradizione neopagana che sono molto più antiche e che del resto si sono sviluppate anche al di fuori della neostregoneria. Se tutta la neostregoneria si può dire dunque che sia neopagana, naturalmente non tutto il neopaganesimo si ricollega alla neostregoneria, cioè non tutto il neopaganesimo è Wicca, mentre tutta la Wicca è neopagana. E una parte del neopaganesimo combatte anzi risolutamente la neostregoneria. Questo è quanto sostiene appunto Introvigne in Il cappello del mago, pagina 334. Ma allora, in conclusione, facendo il punto di quanto abbiamo detto in questo video, cosa possiamo dire di ulteriore? Possiamo dire che indubbiamente religioni, movimenti magici e neopaganesimo, religioni, movimenti magici e neopaganesimo, hanno punti di contatto in riferimento a un comune ordine di realtà, cioè quello della gestione del potere in riferimento alla divinità oppure in riferimento a se stessi. Sebbene vi siano evidenti differenze in ordine all'ontologia delle loro manifestazioni, cioè alla modalità con la quale, diciamo, questi elementi, cioè la religione, i movimenti magici o il neopaganesimo, si manifestano da un punto di vista di concetto e da un punto di vista poi di pratica concreta. Dicevamo, parlavamo del corpus hermeticum. Allora, testi preparatori della moderna magia, quali il corpus hermeticum, che come dicevamo è risultante di acquisizioni sviluppate parallelamente al cristianesimo fin dai primi secoli della sua diffusione, perché risale grosso modo al secondo o terzo secolo d.C., il Corpus Hermeticum, non prima. Questi trattati vennero raccolti soltanto attorno al 1050 da Michele Psello. Sono stati poi rielaborati, proprio come Corpus Hermeticum o come singoli trattati, divenendo influenti a vario titolo su pensatori cristiani, quindi anche sulla religione cristiana in realtà a partire dall'epoca moderna in poi, nascondendosi come un fiume carsico tornato in superficie soltanto negli ultimi 2 secoli. E in che momento? Quando il razionalismo illuminista non è più stato in grado di reprimere il naturale riferimento a una realtà sacrale alternativa, divenuta spesso la realtà ombra di un ateismo razionalista in diffusione. Vi ricordate che cosa dicevo nell'altro video in riferimento al senso scientifico della realtà, che in qualche modo, con l'idea di progresso continuo, ha ucciso la ricerca del significato, anzi il rinvenimento di un significato, di un senso della vita, perché ha continuato a posticipare sempre più in là, no, il senso della morte in riferimento alla vita. Ecco, allora, questo è accaduto in maniera particolare nell'epoca moderna, ma soprattutto a partire dall'epoca razionalista, no? Del razionalismo per eccellenza, cioè l'illuminismo. E infatti è proprio a partire dal Settecento che, come un fiume carsico, la magia, si è, diciamo, sviluppata in maniera sempre più forte secondo filoni e secondo movimenti magici, no? Che poi hanno visto la loro luce e soprattutto a partire dall'Ottocento. Poi non è possibile nemmeno affermare che il neopaganesimo sia sempre in contrasto con il cristianesimo. Sembrerà incredibile, però non è possibile fare un'affermazione di questo tipo. Perché ci sono movimenti tipo l'Ancient Druid Order che sono capaci di accogliere sia l'uno che l'altro. Oltretutto, poi ci sono anche soluzioni italiane, come la conosciuta Via Romana, nelle quali le divinità pagane vengono sovrapposte al sistema angelico delle tre religioni monoteiste.
indicando in questo modo un ulteriore punto di contatto su cui è possibile interrogarsi. Dunque, cosa si può dire per tornare all'interrogativo iniziale se sia possibile, quanto sia possibile distinguere tra tutti i vari elementi, no? Che il 2117 del Catechismo della Chiesa Cattolica in realtà mette assieme. Quanto è possibile distinguerli? È possibile effettivamente distinguerli, perché nel momento in cui si fa un approfondimento concettuale si vede che effettivamente sono tutti elementi differenti. Tuttavia non è possibile distinguerli totalmente, perché in realtà non è possibile dire che facciano riferimento ad elementi che sono del tutto diversi. Allora torna ancora più sensata la distinzione che effettivamente mette in luce il Catechismo della Chiesa Cattolica, e cioè che un punto sensato e concreto di differenziazione tra tutti questi orizzonti differenti, cioè tra religione, magia, neopaganesimo, neostregoneria e satanismo, ma il satanismo teniamolo fuori perché è veramente una cosa differente, punto quindi dirimente della questione possa essere il riferimento alla gestione del potere. Perché nel momento in cui il potere lo si lascia in mano a Dio, ed eventualmente lo si gestisce, ma sempre con riferimento a Dio, allora si può dire che effettivamente si sta approcciando il mondo da un punto di vista religioso. Nel momento in cui invece il potere lo si conduce a se stessi o si vuole utilizzare il riferimento al divino per ottenere un potere proprio e quindi aumentare il proprio potere, allora si sta attuando un atteggiamento, un approccio magico di varia tipologia. Questo dovrebbe far pensare, perché in realtà c'è molto atteggiamento magico anche all'interno delle religioni, perché nel momento in cui i cleri, in senso generale, delle varie religioni, quindi non soltanto del cristianesimo, ma delle varie religioni, vogliono ottenere il potere per sé, o meglio, gestiscono il potere divino per se stessi, innanzitutto per se stessi, per aumentare il proprio potere, si stanno ponendo di fronte alla religione in modo religioso, secondo una virtù di religione, oppure secondo un atteggiamento magico? Questo oltretutto dovrebbe farci riflettere anche sulla tecnologia. La tecnologia è esattamente quello sviluppo, quell'addendum, no, della scienza moderna, contemporanea, che è in grado di aumentare il potere proprio, il potere dell'essere umano, poteri nascosti nella natura. Anche lì quindi dovremmo chiederci quanto effettivamente sia possibile parlare di tecnologia senza poter parlare però di atteggiamento magico da parte di un certo modo di intendere la scienza. Sarà anche un certo modo di pensare la scienza venato di un atteggiamento magico che effettivamente contraddistingue forse l'uomo contemporaneo? E quindi la domanda ultima: potrebbe l'uomo contemporaneo diventare più di se stesso e dunque diventare transumano? Bene, spero di avervi dato elementi di riflessione utili, quindi noi ci risentiremo per il prossimo video dedicato alla magia per un ulteriore approfondimento. Se vi è piaciuto questo video mettete il mi piace, cliccate la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video, seguite questo canale Narrazioni e Vita, diffondetelo e non mi rimane che salutarvi. Ciao a tutti!